Benvenuti a Cosa c'è da sapere, approfondimenti di attualità, cultura, economia, politica e società, cura delle redazioni di Economia News e Ok Italia Parliamone. Parliamo di inflazione perché Eurostat, che è l'ufficio statistico dell'Unione Europea che ha il compito di raccogliere e allo stesso tempo di elaborare i dati statistici che provengono dagli Stati membri dell'Europa, ha dato ufficialità al valore dell'inflazione registrata a dicembre dello scorso anno, del 2021. Un record storico purtroppo negativo, registrato da 25 anni a questa parte, da lontano 1997, perché il valore dell'inflazione si è fermato sul 5%. Un dato ancora più preoccupante se lo rapportiamo con quanto evidenziato nel dicembre del 2020, in cui l'inflazione in Europa come media si fermava almeno 0,3%. Se pensiamo al caso dell'Italia, l'Italia fa un po' meglio della media europea perché si ferma un'inflazione al 4,2%, ma dato comunque veramente preoccupante, mentre per quanto riguarda il valore del dicembre 2020, anche l'Italia era assestata sul meno 0,3%. Per ogni approfondimento su questo tema dell'inflazione, ma così come su tutti gli altri temi di economia, di politica economica e finanziaria, ma anche di incentivi e agevolazioni per imprese e professionisti, appuntamento come sempre sul nostro quotidiano economico, Economia News. Arrivederci a tutti e grazie.